La realizzazione. Cerchio Marina, attraverso Attilio M, voce della quiete.vagliano@gmail.com, Andrea. La realizzazione è sempre una definizione che la mente dà, attraverso cui si accontenta, quindi la parola realizzazione periodicamente entra in crisi, ma periodicamente ritorna, perché questa è la struttura della mente. Cioè passare da momenti in cui definisce se stessa come gratificata a momenti in cui non si definisce più come gratificata. E questa, torno a ripetere, è la struttura della mente. Allora è impossibile che una persona sia totalmente gratificata, perché la vita presenta sempre dei problemi ed è ancora di più impossibile che sia totalmente realizzata. Ma se la realizzazione è semplicemente l'appagamento della struttura della mente, che è sempre una struttura che seleziona, allora definirsi realizzati non significa definirsi completamente senza problemi, ma affermare: questo aspetto mi sta realizzando, questo aspetto non mi realizza per niente. La realizzazione per un uomo che ha la mente non può mai essere totale, perché la realizzazione totale avviene soltanto quando non c'è più la mente, quindi quando quell'uomo non c'è più, per così dire.